Ciao, sono Claudio, questo è un nuovo video di Minecraft. Oggi vi insegnerò come creare un cannone. Per esempio, noi vogliamo distruggere quella casa, per esempio. Il modo più facile di farlo è costruire un cannone in ossidiana. Allora, ecco cosa ci serve: un secchio d'acqua, del redstone, una leva, almeno un repeater, della dinamite, ossidiana e un gradino. Allora, ecco cosa fare. La distanza non importa molto. E vabbè, mettiamoci qui. E iniziamo. Costruiamo, mettiamo un primo blocco di base, poi qui un altro e qui un altro. E poi questo lo prolunghiamo fino a fare una fila di 6 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, ops, 5, 6. Ecco, io vi consiglio, lo potete fare in qualsiasi materiale, ma vi consiglio l'ossidiana perché se dovreste fare qualche errore, non dovrete per forza ricostruire tutto il cannone, ma solo il circuito di redstone. Bene, ora che l'abbiamo costruito, mettiamo su questa uscita un gradino. Messo, ok. Usciamo dalla canna del nostro cannone e mettiamo qui una secchiata d'acqua che si fermerà lì. Bene, poi utilizzate sempre l'ossidiana e coprite la fonte d'acqua. Bene, poi sempre con l'ossidiana costruiamo una piccola struttura qui davanti al nostro cannone. Uno alta 2 blocchi. Così, bene. Poi passiamo al circuito in redstone, pietra rossa. Dobbiamo fare così, 1, 2, ah scusate, aspettate, un attimo, ho dimenticato. Dovete fare una piccola scaletta in questo modo, 2 e 1, per fare in modo che venga una cosa simile. Ecco, lì intanto si vede un mio precedente tentativo, potete vedere più o meno cosa succede. Innanzitutto controllate anche che stiate mirando bene. Dovete scegliere il posto perché lo potrete usare una sola volta, cioè non una sola volta, però in un solo posto. Poi lo dovrete, diciamo, abbandonare, lo dovrete distruggere e ricostruirlo nel punto in cui lo vorrete riusare. Poi iniziamo col circuito in pietra rossa. Unite tutto il lato destro del vostro cannone. Fate un piccolo coso in pietra rossa, una piccola fila in pietra rossa. Scendiamo un po' e vabbè, sì. Poi di nuovo qui. Saliamo sulla nostra scaletta. Ops. Saliamo sulla nostra scaletta. Mettiamo un redstone qui. Uno qui. Uno qui. Scendiamo a terra. Ops, aspettate. Lì. Poi lì. Poi qui mettiamo il repeater, controllando sempre bene la direzione. La freccetta deve indicare là. E settatelo su questo ritardo a 3. Poi mettiamo un coso in redstone così. E mettiamo la nostra leva. Ecco, ora abbiamo quasi finito, ci manca solo la munizione, sarebbe il TNT. Ecco, così singolarmente non funziona. Si illumina il repeater, però non funziona ancora. Ora, ecco come dovete disporre la dinamite. Dovete prendere un blocco lì, lo posizionate così. Poi, senza posizione. Partendo da lì davanti al grigliero, ne mettete uno,
3 e 4. Non dovete mai mettere un blocco dove c'è la fonte, perché sennò l'acqua si autoeliminerà. Bene, ora testiamolo e vediamo cosa farà sulla nostra casetta. Attenzione, facciamo questa piccola prova e via. Ecco, il nostro blocco cade e spara. Boom, distrutto. Ecco, andiamo a vedere più da vicino l'effetto dell'esplosione. Ah, c'era una piccola famiglia di NPC. Ma inoltre vi rilascia anche le risorse. Ecco, ora vi spiego cosa succede quando noi attiviamo il meccanismo. Dato che la TNT nell'acqua non ha nessun effetto con i blocchi che gli stanno vicino, dato che la dinamite quando viene innescata si comporta come sabbia, cioè se non ha un blocco sotto cade su questo gradino, l'esplosione provocata da quei quattro blocchi sparerà il nostro blocco di dinamite in quella direzione e distruggerà l'intera casa. Ecco, questo per esempio è un ottimo, diciamo un ottimo modo per scavare. Ah, un'altra cosa, quando richiudete la leva, bisogna essere spento ogni volta che ricaricate, se no è tutto un cavolo perché esplode tutto. Riproviamo. È un ottimo metodo per scavare le miniere perché non dovrete stare lì a scavare, farete 3-4 spari e poi basta. Tanto qui ho messo troppa dinamite. Poi scendiamo. Premiamo il nostro switch, ecco, l'ho premuto 2 volte, perfetto. E boom, spara e colpisco. Ecco, questo era il mio video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace e insomma condividete i miei video. Grazie per la visione, ciao.